Su e giù, il secondo brano della pagina 7. Allora, prima cosa, come sistemare le mani. Secondo l'indicazione scritta nello spartito, per la mano destra noi dobbiamo sistemare il dito numero 1, cioè il pollice, sul Do, il dito numero 2 sul Re. Per la mano sinistra, il pollice, il dito numero 1, andrà sul Do centrale, e l'indice numero 2 andrà sul Si, cioè la stessa posizione che noi abbiamo già usato per la prima lezione. I due pollici che sono uno accanto all'altro, il dito indice sinistro sul Si, indice destro sul Re. Il tempo di questo brano è in 4/4, come per la prima lezione, cioè io devo contare di seguito fino a 4 e assegnare a ogni nota, a seconda di come è scritta, un numero soltanto se è nera, due numeri se è bianca con la gamba o quattro numeri se è bianca senza la gamba. Quindi le note nere saranno più rapide perché dureranno meno tempo, durano soltanto il tempo di un numero. Le note bianche con la gamba saranno un pochino più lente perché dovranno durare il tempo che io impiego per contare due numeri. La nota bianca senza la gamba sarà quella più lunga di tutte perché mi richiederà il tempo che io impiego per contare fino a 4. Il primo e il secondo rigo sono uguali, quindi suonerò il primo rigo contando ad alta voce e il secondo rigo contando soltanto nella mia mente, ma cercando in ogni caso di avere una velocità esattamente uguale dall'inizio alla fine. 1, 2, 3, 4, 1.